Tariffe tarie abbassate per il 2021 a Padova. Si abbassano sia per le famiglie e i cittadini, quindi per le utenze domestiche, con una media di meno 3,2%, e si abbassano in maniera importante per le attività economiche, in particolare quelle che hanno subito le restrizioni del Covid. Quindi per le utenze non domestiche, che riguardano poi anche associazioni, enti, tutti i soggetti insomma, che hanno degli spazi in cui svolgono la propria attività al di fuori dell'ambiente domestico, le riduzioni variano da meno 8 a meno 54%, che è il caso per esempio delle discoteche, che evidentemente hanno subito più restrizioni degli altri. La Giunta ha approvato 3 delibere sulla gestione dei rifiuti e tra queste anche un ritocco a ribasso delle tariffe della tassa sui rifiuti e servizi, venendo incontro alle famiglie e alle categorie economiche danneggiate dall'emergenza Covid. Ecco come è stato possibile abbassare l'importo. La copertura economica ci viene permessa evidentemente da un'efficienza nella gestione interna delle risorse, ma anche grazie a un contributo che lo Stato ha dato l'anno scorso e quest'anno per le riduzioni Covid che vengono date. Cambiano poi le regole per i capannoni industriali a seguito delle novità normative che prevedono che vengano esclusi dall'applicazione della TARI poiché producono rifiuti speciali e quindi posti fuori dal perimetro del servizio pubblico. Quest'anno Padova è stata la città, la grande città del nord Italia, prima arrivata per il riciclo di carta, ma non solo, penso anche a tutti i progetti con il carcere che prima non faceva raccolta differenziata, l'accompagnamento alla zona industriale e con importanti segmenti di quel territorio perché si lavora con i cittadini e si lavora con le aziende. Quindi credo che aumentare i nostri benefici, l'impatto ambientale appunto da un punto di vista positivo nel diminuirlo e vedere anche abbassate le tariffe sia un risultato straordinario.